saluto e benvenuti ad A52, la trasmissione sportiva di Radio Dopo Maggio, che dopo un mese di vacanza torna più carica di prima con Luca Menegazzi e Marco Dolcinelli, il nostro conduttore. Ciao Marco. Ciao a tutti e bentornati ad A52. A52 che appunto in questo mese non poteva fare altro che stare barricata in casa con il climatizzatore a palla e le patatine a guardare l'evento sportivo dell'anno, le Olimpiadi di Londra 2012. Come ti sono sembrate, Marco? Sono sembrate delle buone Olimpiadi, organizzate molto bene. Il CIO è andato sul sicuro affidandole a Londra, non a caso è la città che l'ha ospitata più volte. E dal punto di vista organizzativo è andato tutto liscio, qualche piccolo intoppo. Cito il caso della bandiera della Corea, che è stata, hanno scambiato la bandiera della Corea del Nord con quella della Corea del Sud durante un incontro di calcio femminile, provocando un piccolo incidente diplomatico. Poi per il resto comunque è andato tutto bene e diciamo che non possiamo lamentarci di quello, sì, che abbiamo visto. Quando le Olimpiadi le affidi a uno che ci sa fare, non sbagli. Era la loro terza Olimpiade che organizzavano ed è andato tutto bene, nel senso che non ci sono stati attentati. Esatto. Tutti i campioni che la gente si aspettava si sono confermati. Abbiamo avuto veramente di fronte dei campionissimi quali Michael Phelps, Usain Bolt. Si sono immortalati confermando quello di già straordinario che avevano già fatto vedere a Pechino 4 anni prima. Phelps è arrivato a 22 medaglie olimpiche, Bolt ha rivinto altri 3 ori. Insomma, sono degli alieni, non sono delle persone, sì, hanno dimostrato di essere disumani. E poi nel basket, appunto, il Dream Team ha rivinto la medaglia d'oro battendo, come era successo 4 anni fa, la Spagna in finale. E insomma, il volto di Gasol sconfitto a fine partita mi ha veramente commosso, perché caspita, ci sono arrivati a poco. Mancava veramente poco, non hanno dominato come si aspettava gli Stati Uniti la finale, però la Spagna è veramente una squadra forte, non a caso sono stati anche loro campioni del mondo nel 2006. Quando arrivi lì per battere quelli che tutti dicono essere invincibili e non ce la fai, ti rimane sempre qualcosa di brutto dentro. Ma guarda, se io ho guardato la partita, secondo me sono stati battuti proprio nell'uno contro uno James Marc Gasol, ultimo quarto. Se tu la riguardi un paio di azioni, Marc Gasol è rimasto lì e James è volato a canestra, semplicemente. Non lo si può biasimare Gasol, insomma. Assolutamente. L'unica delusione, se possiamo dire, da quanto riguarda i campionissimi, diciamo che è venuta da noi, cioè Federica Pellegrini, che non ci ha regalato nessuna medaglia come ci aspettava. Tutto il nuoto su vasca nostro ha un po' deluso, però in generale la spedizione italiana è stata soddisfacente perché abbiamo vinto una medaglia in più rispetto a Pechino, ci siamo confermati, la scherma si è confermata il nostro serbatoio di medaglie, anche il tiro, abbiamo avuto qualche medaglia inaspettata come sempre, che fa sempre piacere. Gli sport di squadra sono andati discretamente, abbiamo vinto una medaglia sia nel pallavolo che nel pallanuoto, per cui insomma l'Italia può guardare con ottimismo a Rio 2016. No, ma infatti anche secondo me insomma tutti gli atleti hanno dato il massimo. La stessa Tania Cagnotto, che è arrivata quarta a 20 centesimi di punto dalla terza, non può rimproverarsi niente, nemmeno Vanessa Ferrari, che è arrivata quarta. Sì, è arrivata quarta sostanzialmente per una questione tecnica, proprio di criteri, insomma, una cosa che dà molto fastidio. Però insomma all'Olimpiadi non c'è l'ex aequo nella ginnastica, cosa che c'è nelle altre competizioni internazionali della ginnastica, e tra l'altro c'è anche in altre competizioni delle Olimpiadi, perché nel pugilato c'è l'ex aequo, c'è il doppio bronzo. Esatto. E non si capisce perché non ci possa essere nella ginnastica e ci siamo giocati una medaglia così. Esatto. Però io vorrei ricordare anche agli ascoltatori, appunto, che ci stanno ascoltando, che ci ascoltano in streaming, il fatto che comunque c'è, cioè, le Olimpiadi si partecipa e non sempre bisogna vincere. Cioè, la cosa che mi ha dato un po' fastidio è guardare che al telegiornale ogni giorno veniva dato il bollettino di guerra, cioè quant'è il nostro bottino di medaglie. Quello è un po' il vizio. Del resto lo diceva anche Pierre de Coubertin, l'importante non è vincere ma partecipare. Però sai com'è, quando sei lì dopo 4 anni che ti prepari e non vinci, un po' ci rimani sempre male. Poi vabbè, in Italia bisogna dire che la cultura sportiva è sempre quella che è, però insomma. Sì, vincere. Io tra le varie medaglie italiane vorrei spendere due parole su una che secondo me che mi ha molto emozionato, che è quella di Fabrizio Donato nel salto triplo. Una delle meno inaspettate. Fabrizio Donato è un atleta che da una decina d'anni ormai ci rappresenta alle varie competizioni atletiche e finalmente è riuscito a trovare l'acuto alla fine di una carriera dignitosissima, l'acuto principale di una che se lo meritava veramente. Sì, ma infatti a me è piaciuto molto ascoltarlo durante le interviste, nel senso che dava proprio l'idea di un uomo che ama il proprio sport, che si diverte, lo fa con passione, poi la vittoria arriva, magari a fine carriera inaspettata, è ancora più bella. Se, esatto, invece carichiamo un atleta di aspettative,
gente che si aspetta da lui vittorie, eccetera, poi magari possono succedere tragedie, problemi, lo sport diventa brutto. Cioè, alcuni atleti hanno ammesso. Esatto, poi bisogna segnalare il fatto che Donato è stato anche sfortunato nella sua carriera, vari infortuni, insomma, che l'hanno limitato, per cui il fatto che sia riuscito finalmente a vincere una medaglia è una buona notizia per tutti. E quindi Londra è passata, aspettiamo già la prossima Olimpiade, e noi parleremo in questa Olimpiade, appunto per ingannare l'attesa, anche se è lunga, di vecchie Olimpiadi, vecchie edizioni delle Olimpiadi. Parleremo di due edizioni in particolare che in un certo senso hanno messo in crisi l'esistenza delle Olimpiadi, cioè di Parigi del 1900 e le Olimpiadi di St. Louis del 1904. Esatto, perché comunque prima di imparare le Olimpiadi ce n'è voluto, prima di imparare a organizzare delle Olimpiadi. A farle bene, esatto. Esatto. Nel frattempo spezziamo la nostra narrazione con i Fox Sound, una grandissima band in ascesa nel panorama musicale italiano. Ed è alla fine dell'Ottocento che si comincia in Europa a parlare di giochi olimpici, appunto, riprendendo quella che era la tradizione dell'antica Grecia, ma rivisitandola in chiave moderna. Cos'è successo? Nel 1894, appunto, il barone Pierre de Coubertin e tutti, diciamo, tutta la sua cricca di appassionati di sport fanno un convegno alla Sorbona di Parigi con tutti i delegati dei vari, diciamo, comitati olimpici, anche se ancora è presto per definirli così, e si decide appunto che le prime edizioni, la prima edizione delle Olimpiadi moderne si sarebbe svolta a Parigi nel 1900, per cui quella che dopo è diventata la seconda Olimpiade della storia in realtà era stata pensata come la prima. Solo che pensando che 6 anni di attesa prima che ci fosse questo evento fossero troppi, il barone Pierre de Coubertin decise di fare un altro evento olimpico ad Atene 2 anni dopo, cioè nel 1896, quelle che poi diventarono le prime Olimpiadi, che furono un buon successo dal punto di vista organizzativo e anche per quanto riguarda l'entusiasmo dei tifosi greci. Esattamente, in questa edizione fu appunto la prima volta che esordì poi la maratona come disciplina sportiva di fondo, tra le altre cose. Dopo questo successo di Atene nel 1896 si va a Parigi,
per organizzarla al meglio, il barone di Coubertin pensa che potrebbe essere una buona idea abbinarla all'esposizione universale che si deve svolgere nella capitale transalpina quello stesso anno. Bene, l'idea era buona ma non buonissima, perché vedremo, questo inficerà sull'organizzazione complessiva della manifestazione, sostanzialmente causerà un grande caos. Un aspetto da cui si vede questa organizzazione particolare di queste Olimpiadi è la durata. Noi siamo abituati alle Olimpiadi moderne che durano 2 settimane, 10 giorni, un'orgia di sport per quei 15 giorni lì e dopo basta. Queste durarono 5 mesi, esattamente dal 14 maggio al 28 ottobre, cioè per tutta la durata dell'esposizione universale. Anche perché si gareggiava soltanto di domenica, cosa che provocò la protesta di tanti atleti, soprattutto americani, che dissero no, noi il giorno del Signore del riposo non gareggiamo. Un altro fatto che fece stare a casa molti atleti fu il completo stravolgimento del calendario. Gli organizzatori, vi fu un gioco di sovrapposizioni di comitati, fu un gran casino l'organizzazione di quelle Olimpiadi. C'era stato un primo comitato che aveva fatto un calendario con tutte le date per le gare. Dopo, al momento di fare un preventivo della spesa su quanto sarebbe stato a costare tutto quanto, videro che era una cifra troppo alta, cancellarono tutto e rifecero tutto da capo. Questo provocò appunto le proteste di molti atleti che dissero ok, va bene, basta, noi non veniamo, facciamo organizzazione in un altro modo. Vi sono comunque qualcosa di positivo da ricordare di queste Olimpiadi. Per la prima volta gareggiano le donne. Nel 1896 De Coubertin non le aveva volute perché voleva rimanere fedele allo spirito delle Olimpiadi antiche, che appunto non prevedevano le gare con le donne. Sì. La prima in assoluto donna a vincere un'Olimpiade è una svizzera, Hélène de Portuales, che faceva parte di un equipaggio che vinse la medaglia nelle gare di vela. La prima atleta invece a vincere una medaglia individuale femminile fu Charlotte Cooper, che era una tennista inglese che vinse appunto il torneo di tennis. Ci sono anche le prime medaglie italiane, in particolare due, quelle di Antonio Conte nella scherma, solo omonimo dell'allenatore della Juventus, e di Gian Giorgio Trissino, che invece la vinse nell'equitazione. Nel 1998 il CIO ce ne diede anche un'altra, perché quelle gare lì erano sostanzialmente un evento collaterale dell'esposizione, e spesso si è fatto fatica a capire cosa fossero gare olimpiche e cosa no. Sì. Quando il CIO ha fatto un tentativo di normalizzare la storia delle sue Olimpiadi, si è trovata di fronte a una serie di difficoltà, e alcune gare sono state ufficializzate soltanto più avanti. E questa, per esempio, una gara di ciclismo di quel che si è svolta in queste Olimpiadi, che vide vincitore l'italiano Ernesto Maria Brusoni, fu appunto ufficializzata soltanto alla fine degli anni 90 e ci diede questa medaglia con quasi 100 anni di distanza da quando si è effettivamente svolta la gara. Infatti in quelle edizioni degli Olimpiadi quello che appunto io ho potuto vedere è che mancavano proprio i cronisti, cioè la Gazzetta dello Sport scriveva poche righe di quello che succedeva là, e quindi spesso non si sapeva quanti partecipanti c'erano ad una gara, cosa stava realmente succedendo. Si dice che a una gara di tiro con l'arco vi fossero 5.000 partecipanti, persone che passavano di lì. Sì, cioè, ti racconto questa che è molto particolare. Gli atleti stessi non sapevano a cosa partecipavano. Margaret Abbott, una statunitense che si era trasferita in Francia a Parigi con sua madre, un giorno vide che c'era una gara di golf, una 9 buche, e vi partecipò. Vinse, andò a casa tutta contenta. Era campionessa olimpica e non lo sapeva. Lei non ha mai saputo di aver vinto le Olimpiadi. È morta negli anni 50 senza saperlo. Questo per dire com'era l'organizzazione di quelle Olimpiadi. Era una cosa al giorno d'oggi impensabile, ma all'epoca funzionava così. Altri casi particolari fu nel canottaggio a due con dove praticamente la squadra olandese, composta da Klein, Brandt e Brockman, arrivò in finale, solo che la finale Brockman, che era il timoniere, non la corse mai, perché gli altri due notarono che pesava troppo, e per cui dissero: senti, lui si chiamava Hermanus di nome, che è un nome molto bello, e gli dissero: Hermanus, tu sarai anche bravo, però pesi troppo, noi ti lasciamo a terra. E scelsero come timoniere uno dei bambini che era nel pubblico, perché pesava poco, e tutt'oggi non si sa chi fosse questo bambino. Abbiamo una foto in cui si vede che ha, non può avere più di 10 anni, ma il nome non ci è stato tramandato. Vinse la medaglia olimpica, probabilmente è stata la medaglia olimpica più giovane della storia delle Olimpiadi. Io tra l'altro adesso ho usato la parola medaglia, però è improprio, perché fino al 1904 non vennero date medaglie ai vincitori, ma altri premi, tra cui libri, ombrelli, coppe strane.
Funzionava così. Ma perché mancava il metallo? Mancavano i fondi? Beh, mancavano credo fosse fondi. Proprio. Non ci avessero ancora pensato. Solo nel 1904 ebbero questa pensata di dare le medaglie a chi vinceva. Nel 1900 no, davano questi premi, diciamo, alternativi. Nell'antica Grecia i premi erano molto belli perché c'era l'esenzione dalle tasse, esatto. Pasti gratis, statue, poeti che ti scrivono canzoni. E lì non arrivano a quello, lì si sono ad accontentare di libri e ombrelli, che insomma, sempre meglio di niente. Se piove. Esatto, insomma. Può sempre far comodo. Un'altra cosa particolare di quelle Olimpiadi è la presenza di alcune discipline che poi purtroppo, mi viene da dire, non abbiamo più visto. Cito così nell'ordine. Nella scala di atletica c'erano i 5.000 metri, voi direte bene, ci sono anche adesso, sì, ma lì erano a squadre. Non chiedetemi come funzionasse, non lo so. Un'altra caratteristica particolare di quelle gare di atletica è che si svolsero su una pista d'erba. In un prato fecero una pista con tanto di alberi che contrassegnavano il rettilineo finale, dove tra l'altro finivano tutti gli oggetti lanciati nella gara di lancio ed era abbastanza spiacevole. Poi c'erano anche i salti da fermo, dove fu grande trionfatore Re Yuri, detto la rana umana. Altra gara particolare nell'ambito dell'atletica è il tiro alla fune, che io vedrei bene anche adesso, in piedi, ed è un peccato che sia stata tolta. E fa molto sagra di paese, giochi segreti a frontiera. Esatto, esatto, anche un po' per quello. Il clima era quello nel Novecento. Nelle gare di equitazione c'erano le gare di salti in lungo e in alto col cavallo. E una ci diede una medaglia il salto in lungo col cavallo, quella che abbiamo citato prima di Trissino. Nel nuoto il livello fu molto alto, si batterono tanti record del mondo, però c'era la magagna. Si correva nella Senna. Sì, si nuotava nella Senna. Esatto, a favore di corrente, per cui era anche abbastanza facile andare forti. Sì. Tra le gare delle competizioni, diciamo, di nuoto, due sono secondo me spettacolari. Cioè il nuoto subacqueo, che stranamente non l'hanno più riproposto, credo perché fosse la gara meno spettacolare del mondo, e soprattutto i 200 metri a nuoto a ostacoli. Dovevano fare una cosa stranissima, dovevano prima salire su una pertica, poi correre sopra delle barche, tuffarsi in acqua e nuotare sotto. Vabbè, soltanto all'inizio secolo potevamo pensare una cosa del genere. Nonostante tutte queste gare strane, ci sono anche tante gare che sono arrivate anche al giorno d'oggi, tra cui appunto la regina delle specialità olimpiche, cioè la maratona. La maratona che appunto esordì, come abbiamo detto prima, come proprio disciplina di fondo nell'Olimpiade precedente ad Atene, con il suo percorso storico, maratona Atene. E poi nel 1900 vi fu questa maratona che era la prima volta, che la seconda volta che veniva organizzata, e non era organizzata proprio bene. Esatto, c'erano proprio problemi a delimitare il percorso della maratona. Era delimitata male sostanzialmente. Esatto. E gli atleti ebbero dei problemi. Ernst Fast, uno svedese, andò in testa alla corsa, ma perse sostanzialmente l'oro perché si perse. Sbagliò una biforcazione e ci mise un po' a riprendersi. Dopo, un orienteering. Sì, quasi. Poi correvano in mezzo alle macchine, i passanti, i cani. Era una cosa insopportabile. Fast, tra l'altro, è diventato quasi una leggenda, perché si dice che abbia sbagliato strada perché era stato indicato male da un poliziotto. Ci sono varie versioni su questa storia. Alcuni dicono che il poliziotto l'avesse fatto di proposito a indicare una strada sbagliata. Altri dicono che invece era perché non era di Parigi. E la leggenda dice che questo poliziotto, giorni dopo, per il rimorso di aver dato un'indicazione sbagliata, si sia sparato. Questo non si sa se è vero, probabilmente è una leggenda. Pazzesco. Un'altra caratteristica di questa maratona fu Arthur Newton, che dopo 4 ore dalla partenza tagliò il traguardo ed esultò credendosi il vincitore. In realtà non lo era. Era solamente quinto. Gli organizzatori dovettero dirglielo. E lui appunto perse la testa, accusò gli altri di aver imbrogliato, soprattutto il vincitore vero, cioè Michel Theatot, che era un ragazzo che faceva le consegne per un panettiere, per cui conosceva le strade di Parigi benissimo. E Newton arrivò a accusarlo e dire: lui sapeva le scorciatoie, le ha usate, ha vinto per quello. Probabilmente non si sa se è vero o no. Alla fine la medaglia comunque l'hanno data a Theatot. Newton ha provato anche a fare ricorso, ma non è stato accettato. E Theatot rimane uno dei vincitori delle Olimpiadi. Tra l'altro, anche con un giallo riguardo alla sua nazionalità, era francese, poi si è scoperto che forse era lussemburghese. Insomma, non si è capito bene come funzionasse la storia della sua vita. Esatto. Poi le Olimpiadi del 1900 furono anche cruente ed antianimalista, perché c'era la gara di tiro al piccione vivo. Durante le competizioni furono uccisi 300 piccioni. Esatto, quella è stata l'unica disciplina olimpica che prevedesse l'uccisione deliberata di animali. Non sorprende che il CIO tutt'oggi
dice che non era una competizione ufficiale delle Olimpiadi, però tanti dicono probabilmente lo era. E per cui tra le gare di tiro c'era anche questa di sparare a dei piccioni ignari, poveretti, vivi. E vinse quella gara un belga, Leon van de Lunden, con 21 vittime. Complimenti a questo belga. Noi ci sentiamo tra poco e vi lasciamo con un'altra canzone. Maratona strana, tra virgolette, nel 1900, particolare fu anche quella dell'edizione successiva. Come particolari furono tutti i giochi dell'edizione successiva. Si somigliarono molto queste due edizioni dei giochi. Si andò in America, negli Stati Uniti, a St. Louis. Ma inizialmente non bisognava andare lì, bisognava andare a Chicago. Se non che, a St. Louis, nello stesso periodo, si teneva la Louisiana Purchase Exposition, una grande fiera campionaria molto importante. Gli organizzatori di quella fiera, vedendo minacciato, diciamo, l'affluenza della loro esposizione, dissero: no, noi non ci stiamo, facciamo delle gare sportive anche noi. Si creò un piccolo incidente diplomatico fra Chicago e St. Louis. Il CEO disse: qua bisogna risolvere la situazione. Chiamarono addirittura il presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, a dirimere la situazione, e Roosevelt disse: ok, facciamo i giochi a St. Louis e siamo tutti tranquilli. Anche qui, appunto, però, sostanzialmente si fece lo stesso errore di Parigi, cioè si abbinò la competizione olimpica a un'altra manifestazione, creando una sorta di doppio binario che non agevolò nessuno delle due. Le Olimpiadi divennero un evento accessorio. Le Olimpiadi di St. Louis, appunto, durarono tanto come quelle di Parigi, dal 1 luglio al 23 novembre, e ebbero anche il problema di essere state gareggiate sostanzialmente soltanto da atleti statunitensi. Gli europei erano molto pochi, perché un viaggio fino a St. Louis nel cuore degli Stati Uniti all'epoca era molto difficile, e dopo c'erano anche conflitti in Europa, c'era una guerra. C'era il conflitto Russia-Giappone nel 1908. Che appunto scoraggiò molti a fare quel viaggio molto lungo. L'Italia non partecipò, non mandò nessun atleta. Una buffissima nazione che c'era, ma anche nelle edizioni precedenti delle Olimpiadi, era la nazione mista. Era una squadra mista che vinse anche delle medaglie, composta da europei. Sì, da... spesso era quella la definizione che il CIO ha dato anche magari a posteriori, siccome all'epoca non c'era la partecipazione per nazioni, spesso partecipavano dei club sportivi, sì, al cui interno c'erano anche gente di varie nazionalità. Non veniva chiesta la carta d'identità, la cittadinanza non probabilmente non si conosceva. No.
Per cui dopo il CIO, nel tentativo di normalizzare, ha un po' inventato questa squadra mista per cercare di mettere un attimo in ordine la situazione. Quindi è stata messa una pezza per il medagliere. Esatto. Okay. Una delle, diciamo, tra virgolette, vergogne di queste Olimpiadi furono le giornate antropologiche. Cioè erano delle gare fatte fare a delle razze considerate inferiori, per cui tipo pigmei, amerindi, inuit. Spesso erano delle persone pagate dagli organizzatori per sostanzialmente mettersi alla berlina di fronte al pubblico pagante. E c'erano anche altre gare con tipo fenomeni da baraccone, nani, anziani, insomma, qualcosa che aveva poco a che fare con lo spirito olimpico. In questo, diciamo, marasma organizzativo si segnala però la particolarità della gara di maratona, che come abbiamo detto prima è stata particolare, forse molto più particolare di quella del 1900. La vinse Thomas Hicks, arrivando sfinito al traguardo, probabilmente molto dopato. I suoi allenatori lo riempirono di un cocktail di brandy e stricnina. Esatto, che è una sorta di veleno per ratti che fondamentalmente ti uccide, ma se assunto in piccolissime quantità ti dà molto coraggio, ti eccita, l'acido lattico non sai neanche cos'è e corri. Ma il primo a tagliare il traguardo in quella gara non era stato X, ma bensì Frederick Lortz, un altro americano, che arrivò, tagliò il traguardo, festeggiato, fece la foto con la figlia del presidente Roosevelt. Dopo però arriva un testimone e disse: no, scusate, quello lì è sceso da una macchina prima di arrivare allo stadio. E effettivamente era stato così. Lui era salito su una macchina e si era fatto 14 km in auto, bello tranquillo. Fu squalificato e la vittoria poi andò a X. Ma per dire che condizioni gareggiavano quegli atleti, la gara fu fatta su un percorso in terra battuta con macchine e cavalli che battevano la strada, per cui un gran polverone. Si correva a 40 gradi di pomeriggio, condizioni allucinanti, e nel mezzo c'erano anche gente che sostanzialmente prendeva l'occasione per fare un po' lo showman. Si segnalò infatti la partecipazione di un cubano, Felix Carvajal, che partecipò vestito normale, in braghe larghe, e intratteneva il pubblico, mangiava mele, andava sugli alberi, insomma. Sì, e nonostante questo arrivò quarto, per dire il livello tecnico della gara. Era una sorta di carovana di carnevale, insomma, dove si vedeva veramente di tutto. Comunque correre la maratona in queste condizioni è veramente difficile, perché tutta questa polvere poi ti entra dentro nell'esofago, può creare anche delle lesioni, insomma. E infatti si segnalò il caso di un atleta che per poco non ci rimase, stava morendo, dopo comunque fu salvato. Queste due Olimpiadi di cui abbiamo parlato oggi, quella del 1900 e 1904, hanno, come ho detto prima, messo un po' in crisi l'esistenza delle Olimpiadi, perché avevano fatto perdere lo spirito originale delle Olimpiadi antiche, ma anche della prima Olimpiade del 1896. Tanto è vero che Pierre de Coubertin confessò a un suo amico più avanti che fu un miracolo che le Olimpiadi riuscirono ad andare avanti dopo queste due edizioni così strane. A recuperare questo spirito olimpico che era andato perso fu un'Olimpiade intermedia che non viene riconosciuta attualmente come Olimpiade ufficiale dal CIO, che si svolse di nuovo ad Atene nel 1906. Fu, diciamo, una celebrazione del decennale della prima Olimpiade. Lì le Olimpiadi tornarono a essere quello che dovevano essere, quello che saranno fino ai giorni nostri, cioè una competizione di due settimane in cui lo sport è l'evento principale e non l'appendice di qualcos'altro, e permise agli atleti di risentirsi di nuovo in una competizione che riprendeva quel tipo di gare. Esattamente, infatti nel 1908 l'Olimpiade di Londra fu tutt'altro che un fallimento, appunto, perché una manifestazione del genere, se organizzata bene, ha delle potenzialità fantastiche, insomma, di unire i popoli e di portare pace, almeno per qualche giorno. Nonostante i vari episodi che ci sono stati nel Novecento, un po' particolari, tipo i boicottaggi negli anni Ottanta, però insomma, alla fine le Olimpiadi continuano a essere svolte e sono un evento mai imperdibile per ogni sportivo che si rispetti. Esatto. Bene, questa puntata è terminata e noi ci sentiamo tra circa un mese. Mi raccomando, continuate a seguire non solamente A52 ma anche le altre trasmissioni di Radio Doppio Malto. Ci trovate su Facebook e su radiodoppiomalto.it. Ciao! Ciao a tutti!